Con questo video andiamo a vedere come allestire un cardinaio. Diciamo subito che è un tipo di acquario abbastanza semplice, sono sufficienti una ventina, una trentina di litri per avere già un acquario che è perfetto per questi animali, date le loro piccole dimensioni. Questo che vedete è uno dei classici cubi che si utilizza per un cardinaio, è un 30x30, alto 35, quindi parliamo di circa 30 litri di cardinaio. Come vedete, io ho scelto di mantenerlo aperto. Con un centinaio di euro partirete subito con un buon allestimento: il cubo, il fondo, le piante e ovviamente i vostri gamberetti. Vi consiglio di partire con i gamberetti più semplici che ci sono, che sono le Neocaridine Davidi, dette anche Red Cherry. Le troverete di varie colorazioni, dal rosso più acceso a meno acceso, con qualche euro. Inizierete a portarvi a casa un esemplare. Vi consiglio di partire con una decina di esemplari fra maschi e femmine. Li distinguete anche abbastanza facilmente. In genere la femmina ha una colorazione rosso più accesa e il ventre più gonfio, la vedete qua, mentre il maschio ha generalmente una colorazione più chiara con delle striature. Ecco, questo è un maschio. Le Red Cherry si riproducono anche abbastanza in fretta, nel giro di pochi mesi avrete già una popolazione notevolmente aumentata. Le femmine mantengono le uova nella parte ventrale e noterete che le mantengono in continuo movimento con le zampe posteriori per tenerle ossigenate. Diventano chiare quando sono state fecondate, come in questo caso. Il periodo di gestazione dura dai 20 ai 30 giorni, dopodiché nascono dei piccolini già perfettamente formati, molto piccoli, ma in grado comunque di nutrirsi trovando i vari microrganismi che trovano nell'ambiente. Quello che vi sconsiglio, se volete ottenere un numero alto di caridine in breve tempo, è di andare a combinare questo tipo di acquario con pesci di qualsiasi tipo, anche i cosiddetti microfish. I pesci, per quanto siano piccoli, vanno comunque a predare le caridine, specialmente quando sono neonate, quindi ve li sconsiglio. Quello che invece è molto utile, che vedete ce ne sono parecchie in questo acquario, sono le lumachine, perché tenete presente che né le lumache né i gamberetti vanno mai a nutrirsi delle piante, mangiano le alghe e mangiano le piante soltanto quando sono morte in decomposizione, quindi sono molto molto utili per tenere pulito il vostro acquario. Le Red Cherry non hanno una particolare esigenza per quanto riguarda la temperatura, non vi consiglio un riscaldatore, possono crescere tranquillamente alle temperature degli normali appartamenti, arrivando a tollerare fino ai 28 gradi. Quindi, come vedete, qui ho scelto un cubo aperto. Per questioni estetiche potete chiaramente farlo anche chiuso, l'unica cosa da tenere presente appunto è che durante l'estate la temperatura rischia di alzarsi un po' troppo e sopra i 28 gradi possono iniziare ad andare in sofferenza anche questi gamberetti nonostante siano particolarmente resistenti. Andiamo a parlare adesso del fondo. Come fondo vi consiglio un fondo inerte, qui c'è un ghiaino di 2-3 mm e di colore scuro per risaltare il colore dei vostri gamberetti e non vi consiglio fondi fertili, dovete tenere presente che questi animali sono particolarmente sensibili a metalli pesanti, quindi a fertilizzazione spinta, per questo motivo si sconsiglia di utilizzare piante che siano particolarmente esigenti, sia in fatto di luminosità che di concimazione. Quindi un fondo inerte, ghiaia, piante semplici che possono crescere anche senza una fertilizzazione spinta. Andrà benissimo la normale acqua di rubinetto, lasciata decantare in una tanica a temperatura ambiente. Mettete un biocondizionatore e è più che sufficiente per i vostri animali. Nitriti e nitrati dovranno essere praticamente a zero. E le Red Cherry riescono forse a tollerare valori di nitrati leggermente più alti delle altre caridine, ma bisogna comunque tenere l'acqua particolarmente pulita.
In ogni caso, quello che vi consiglio è, se avete un cubo come questo aperto, i rabbocchi dell'acqua, che ovviamente tende ad evaporare, i rabbocchi vanno fatti soltanto con acqua distillata, perché ovviamente quello che evapora è soltanto l'acqua e non i sali, altrimenti col tempo, aggiungendo normale acqua, avrete via via un aumento dei sali nel vostro acquario. Quindi normale acqua distillata, va benissimo quella che trovate nei supermercati, non fatevi spaventare scrivono sempre che non è adatta agli acquari, va benissimo per queste esigenze, lo devono scrivere in termini di legge. Una delle cose di cui non dovrete preoccuparvi se volete allestire un caridinaio è il carico organico, nel senso che questi animali ovviamente producono quasi nulla di rifiuti, essendo così piccoli. Quindi, per tale motivo, è uno dei rari casi in acquario dove il filtro è quasi superfluo, non è necessario avere un filtro sovradimensionato, potete scegliere un filtro che più si aggrada alle vostre esigenze estetiche. In questo caso, come vedete, ho messo un filtro a zainetto perché mi piaceva anche l'effetto cascatella che dà. Si mettono dentro dei cannolicchi per favorire lo sviluppo chiaramente dei batteri nitrificanti, delle spugne, ed è più che sufficiente mantenere un minimo movimento dell'acqua per garantire giusto un normale riciclo dell'acqua. Quello che è interessante da fare, al più, è nel tubo, come vedete, di raccolta dell'acqua. Ecco qua, dovete mettere una protezione perché gli animaletti sono molto piccoli e tenderebbero ad entrare chiaramente dentro il filtro. Qui ho messo una semplice maglia a rete, potete trovare rete metallica, le potete trovare tranquillamente su Amazon, è sufficiente scrivere maglia a rete per gamberetti e sono di varie dimensioni, si mettono attorno al tubo e consentono all'acqua di passare, ma non ai piccoli nati. Col fondo vi potete divertire un po' in base ai vostri gusti estetici, facendolo ondulato, magari si può mettere più basso davanti e più alto dietro. Potete scegliere delle rocce che non siano rocce calcaree e ovviamente dei legni se vi piacciono. Ricordatevi che i legni vanno sempre fatti bollire e tenuti eventualmente a mollo anche per giorni, se non volete che rilascino tannini che vadano a colorare l'acqua, che ad ogni modo comunque non sono assolutamente tossici, è soltanto se non li gradite come effetto estetico. Parliamo dell'illuminazione. Qui, come vedete, ho messo una semplice lampada a LED con una pinza che si collega sul bordo dell'acquario. È una lampada LED, le trovate tranquillamente di vario tipo nei vari negozi su Amazon. Questa è di 10 watt, per un cubo di 30 litri va più che bene perché, come vi dicevo, non serve un'illuminazione spinta, bisogna mettere delle piante che siano il più semplici possibili e poco esigenti. Io mantengo un'illuminazione di 8 ore al giorno. Chiaramente, come sempre, consiglio nelle fasi di avvio dell'acquario di mantenere la luce con un fotoperiodo più piccolo, partite pure con 4-5 ore, aumentate di un'ora ogni settimana fino ad arrivare alle 8 ore mensili. Ricordate chiaramente che durante la fase di avvio di un acquario va lasciato maturare il filtro, quindi soltanto le piante, va lasciato girare per circa un mesetto con l'acqua e poi, una volta che si sono formati i batteri importanti per il ciclo dell'azoto, inserite anche le vostre caridine. La luce, come vi dicevo, bastano pochi watt, una luce solare, quindi è una luce bianca fredda, attorno ai 6500 Kelvin. Se volete regolarvi coi lumen, è sufficiente un 30-40 lumen per litro. In queste condizioni, i vostri gamberetti, come vi dicevo, inizieranno ben presto a riprodursi. Noterete soprattutto ogni tanto i maschi sfrecciare da una parte all'altra dell'acquario quando sentono gli ormoni della femmina, iniziano a un po' impazzire, a cercare di attirarla con i loro movimenti. Le caridine ci impiegano circa 3 mesi per raggiungere la maturità sessuale.
Quello che vi consiglio è di tanto in tanto, dopo che sono passate alcune generazioni, di inserire degli esemplari nuovi. Questo perché chiaramente col tempo i continui incroci fra individui, diciamo parenti tra di loro, tendono un po' a far diventare gli animali meno rossi, meno belli, quindi ogni tanto potete tranquillamente inserire qualche nuova caridina per aumentare un po' il pool di geni a disposizione. Parliamo delle piante. Praticamente inevitabile il muschio per le caridine, è un deposito inesauribile di microrganismi, nutrienti e quindi consiglio muschi di vari tipi, per esempio il muschio di Giava e l'immancabile cladofora, questa palla che vedete è molto amata da questi simpatici animaletti. Dopodiché potete mettere piante semplici, per esempio qua. Questa pianta è un'egeria densa, molto utile anche per assorbire i nitrati. Quest'altra pianta invece, con le foglie più arrotondate, è un'idrocotile leucocefala. Quando arriva in superficie può anche fiorire. Abbiamo anche, li vedete qua di lato, alcuni steli di igrofila polisperma, che è un'altra pianta semplice da coltivare. Se passiamo nella parte superiore, ho messo alcune galleggianti, queste che vedete qui, si chiama pistia, tende a riprodursi abbastanza velocemente, ma ancora più veloce è quella che vedete vicino, che è la cosiddetta lenticchia d'acqua o lemna minor. Questa la devo togliere praticamente ogni settimana perché tende a riempire completamente la superficie dell'acquario. Ecco, la vedete qua e nella parte sottostante forma delle piccole radici. Sono tutte piante che potete tranquillamente potare quando arrivano sul pelo dell'acqua, le potate a metà lo stelo, lo ripiantate, crescono molto in fretta. Per le piante, come fertilizzazione, come vi dicevo, bisogna andarci molto cauti. Quello che mi limito a fare è mettere circa 0,5 ml di questo fertilizzante, che è un fertilizzante generico per piante, ce ne sono chiaramente di vari tipi, metto circa 0,5 ml nei 30 litri ogni settimana, non di più, non esagerate. E poi, siccome appunto vi dicevo il carico organico è estremamente limitato, possono esserci carenze anche di nitrati, cosa che in genere non si verifica negli altri acquari. Una volta a settimana, anche qua, aggiungo circa 1 ml di questo fertilizzante, anche qua ovviamente ce ne sono di varie marche. Per i cambi dell'acqua, quello che mi limito a fare è ogni 2 settimane un cambio di circa 4 litri. Come vi dicevo, non c'è grossa sporcizia, quindi non è necessario insistere troppo. Il filtro potete tranquillamente dimenticarvelo per mesi. Di tanto in tanto una semplice e delicata pulizia è più che sufficiente. Per il cibo, questi sono due esempi che vi metto, anche qua ci sono chiaramente tante marche. Sono alimenti specifici per gamberetti, quindi di dimensioni estremamente ridotte. Qua per esempio uno a forma di pallini, un altro a forma di cerchietti. Non seguo le indicazioni che danno sulle confezioni, mi limito a dare 2 o 3 di questi pallini o cerchietti al giorno, perché come vi dicevo, nonostante gli animali siano parecchi, ci siano anche lumache, in realtà trovano di che nutrirsi anche fra microrganismi e alghe varie, quindi non vi consiglio assolutamente di esagerare, anche perché vi terranno maggiormente pulito l'acquario, gli animali. Ecco, qui ho somministrato da poco uno di questi cerchietti, come vedete si sono subito avvicinati con una rapidità impressionante diversi gamberetti. Qua ne sono caduti un altro paio, sono tutti mangimi affondanti perché tendono a stare sul fondo gli animaletti. Come vedete, si sono subito avvicinati tantissimi gamberetti e lumache che sentono subito questo cibo
e si avvicinano. Una curiosità, questi pallini bianchi che vedete sul vetro sono le uova delle lumachine, che si riproducono a ritmi straordinari, ma non preoccupatevi perché si autoregolano in base agli spazi e all'alimentazione che trovano, quindi non avrete nessuna invasione. Bene, e con questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia venuta la passione per intraprendere questo hobby. Con questo tipo di acquario che vi darà sicuramente delle soddisfazioni. Per qualsiasi chiarimento o curiosità, non esitate a scrivermi, a contattarmi e se vi va, mettete un like e iscrivetevi pure al canale. Alla prossima!